La seconda actio in verrem è la parte più corposa del processo che Cicerone sostenne come accusatore contro Gaio Verre. A differenza della prima, in cui l'oratore si limitò a esporre sommariamente le accuse per evitare le manovre dilatorie da parte della difesa, la seconda actio è molto più ampia ed è articolata in 5 discorsi o libri nei quali vengono presentate nel dettaglio le prove e le testimonianze contro Verre che Cicerone stesso aveva raccolto personalmente in Sicilia. In particolare il quarto discorso, noto come De Signis, è una rassegna serrata e dettagliata dell'opera di spoliazione di templi e santuari messa in atto da Verre, spinto dalla sua smodata passione per le opere d'arte. L'avido governatore è accusato di aver sottratto una preziosa statua di Ercole nel Tempio di Agrigento, di aver trafugato oggetti sacri nel Tempio di Giove e di Esculapio, sempre ad Agrigento, a Siracusa, stando alle prove raccolte da Cicerone, egli avrebbe rubato la statua d'oro dal Tempio di Giove, la preziosa statua di Diana dal Tempio dedicato alla Dea a Catania e ad Enna. Non avrebbe risparmiato le statue di Cerere, una divinità particolarmente venerata in Sicilia. Avrebbe poi sottratto la statua di Latona a Tindari, quella di Esculapio a Segesta e saccheggiato il tempio di Venere a Erice. Oltre alle statue, Verre si era appropriato di numerosi oggetti votivi, come vasi d'oro e d'argento, depredando i santuari dell'isola. L'opera di sistematica spoliazione degli oggetti d'arte non si limitò ai templi e ai luoghi sacri, ma si estese alle case dei cittadini più ricchi, ai quali vennero sottratte statue e altri beni di grande valore.